Ciao, sono Luca Scarcella della Stampa, mi trovo qui a Tokyo dove la Nikon, l'azienda giapponese di macchine fotografiche, ha appena presentato le nuove mirrorless con cui entra in questo mercato alla grande con la Z6 e la Z7 e non vedo l'ora di provarle. Ciao, sono Roberto di fotografidigitali.it. Sono qui a Tokyo con la nuova Nikon Z7 che appartiene al nuovo sistema mirrorless Nikon Z presentato qui a Tokyo questo pomeriggio. Era la mattina prestissimo lì in Italia da voi. Interessante, due versioni 45,7 e 24,5 megapixel, tutte e due full frame. Questo passaggio di Nikon nel mondo del full frame è molto interessante, con un innesto, con una baionetta nuova Z mount con ben 55 mm di diametro, che permetterà a Nikon di sperimentare anche con ottiche molto particolari nel futuro. Ha tutto, ha un bel mirino, è anche abbastanza veloce, ha un autofocus che pare funzionare bene fin da subito. Sarà interessante vedere cosa ne pensate voi, appassionati Nikon, che magari avete lì la vostra bella reflex full frame un po' cicciotta e vi lamentate quando la portate in giro, di questo nuovo sistema mirrorless, che sicuramente riduce gli ingombri, ridurrà un po' anche il peso e vi permetterà magari di affiancare un secondo corpo alla vostra reflex, oppure direttamente di fare il passaggio al full frame. Ciao, sono Michela Rovelli del Corriere della Sera e ho appena assistito alla presentazione della nuova macchina fotografica di Nikon. Sembra un prodotto molto interessante, vedremo se le permetterà di conquistare una grossa fetta di mercato come sperano i manager che abbiamo sentito oggi.